Il comitato organizzatore del terzo raduno del battaglione Alpini L'Aquila è ormai operativo da tempo. Ha una nuova struttura operativa, alla cui presidenza è stato chiamato il dottor Giampaolo De Rubeis. Sono bastati pochissimi interventi per rendere nazionale l'indirizzo di collaborazione del comitato, il cui lavoro tende al massimo coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni produttive della città, degli aquilani e soprattutto dei cittadini dell'Abruzzo intero. L'interesse della manifestazione 2018 avrà come tema principale il centenario della Prima Guerra Mondiale, con particolare riferimento alla commemorazione del battaglione alpini Monteberico, reparto di aggregazione degli alpini abruzzesi nella Prima Grande Guerra. Dallo scioglimento di tale battaglione fu costituito nel 1935 il battaglione alpini L'Aquila, con l'apporto di varie compagnie, la 93, la 108 e la 143. Un'interessante novità del raduno alpini 2018 è quella che si coinvolgerà la partecipazione di tutte le armi presenti in cielo, in mare e in terra. Infatti prenderanno parte al terzo raduno aquilano con entusiasmo tutte le associazioni combattentistiche, proprio per celebrare degnamente con gli onori del caso il centenario della Prima Guerra Mondiale. Il comitato organizzatore ha già stampato un bel manifesto realizzato da Duilio Chilante e la realizzazione di una prestigiosa medaglia ricordo affidata nelle abili mani di Carlo Iorio. Inoltre è stato organizzato anche un concorso tra gli alunni delle scuole medie superiori nati nel 99, avente come tema la Grande Guerra Mondiale. I compiti prodotti dai concorrenti sono in corso di correzione da parte dell'apposita commissione di esperti già costituita. Il terzo raduno ci sarà i giorni 14, 15 e 16 settembre del 2018.